Aspettiamo che sia tutto pronto. Perfetto, dovrebbe essere tutto pronto. Oktoberness episodio 3, benvenuti. Oggi abbiamo una lager a buon prezzo cieca. Non che non ci veda, eh. E oggi cosa andiamo a giocare? Un gioco su licenza. Siamo nel 94, mi pare. Sviluppato dalla Natsume, ho letto, il gioco dei Power Rangers, molto figo, ce ne so due, ma noi giochiamo a questo. Adesso vi spiego quali altri ci sono. Tolgo pausa e vado full screen. Perfetto. Con il tema classico musicale. Aspetta, sto vedendo che... Voi vedete? Ah, sì, in teoria sì. Ok. Ancora c'è il... Ok, cosa si può fare? Vediamo sulle option un attimo, che c'è da vedere delle cose. Mettiamo stereo, password per delle cose speciali che vediamo dopo e andiamo. Abbasso un pochino da me, in verità. Io ho letto che, vabbè, questo è uscito per un sacco di console al tempo e è pubblicato da Bandai, però ho letto che lo sviluppo se n'è occupata la Natsume, anche se non è segnata. Sarà vero? Boh, ci fidiamo di Wikipedia. Innanzitutto ringrazio Flying Broccoli per l'iscrizione, che si è iscritto qualche giorno fa che non ero online, e andiamo a vedere. Dato sprite bellissimi. Proprio quello che è uscito su Italia 1 è da noi. Dopo su Solletico da noi era, vabbè, proprio i Mighty Morphin, la prima serie, Rita Repulsa nello sfondo che incendia la città o perlomeno. E qua ci sono i classici, Jason, che fine hanno fatto? Vabbè, poi ballano tutti, sembra. Io prendevo sempre Billy, però ho visto che Trini c'ha delle animazioni fighissime, perché è la più preparata a livello di arti marziali. Facciamo tutto il gioco con Trini. Che poletta, mi sa che l'attrice poverina è venuta a mancare in un incidente stradale, ho saputo, mi dispiace parecchio, e noi la onoriamo così. Quanto è bella sta musica, sentite? Questa è una delle soundtrack più belle dello SNES, di quelle che vi segnalo ogni capitolo. Cioè, guarda che figata di salti che c'ha lei. Cioè, questo seguo, chi saranno questi? Molto sospetti. Comunque, sto gioco si basa su una regola storica, ovvero chi mena per primo mena due volte, ed è veramente così. Sono riuscito a finirlo legit, però noi ci avvaleremo dei quick save per sicurezza, se qualcosa dovesse andare storto comunque. Questi sono i Patti Patrol. È su una linea sola, come vedete. Il viola ci si mette un po' di più. Perfetto. Funziona tutto e let's go. Ricorda infatti molto Ninja Warriors Again, che poi vedremo, perché è sempre su linea retta, tu vai e colpisci, proprio muoiono con un colpo questi, a parte Viola, poi ci sono questi un po' più forti. Poi a metà livello cosa succede? Arriva il boss, ci si trasforma e ci lascia con gli sgherri, con il tema ufficiale. Qui cosa possiamo fare? Possiamo fare delle mosse nuove, tipo... Vabbè, innanzitutto ognuno ha la sua arma. Infatti Trini, ovvero Power Ranger giallo, Yellow Ranger, aveva questi due Sai, no? Un po' come Raffaello. E riparte qua, la soundtrack super bella. È
E quelli verdi muoiono comunque con un colpo, ma sono salterini. Oh. Con su e attacco, cioè ognuno fa un attacco speciale. Per esempio il Power Ranger rosa spara con l'arco, se no ci si mena. Cioè le animazioni sono tutte uguali alla fine. Cambia l'arma e il range, ovviamente, perché lei c'ha il range minore possibile, ma fa, ma infliggerà un pochetto di più magari. Poi capi, poi un po' non troppo bello che quando si trasformano in Power Ranger sono tutti uguali, maschi e femmina, quindi c'è proprio cioè diventano tutti pompati uguali, insomma sono neutri, diciamo. Cioè invece sarebbe stato carino che potevano farne almeno due tipi di sprite, uno un po' più femminile. Vabbè, ma anche così va bene lo stesso. Aia, avevo quasi fatto no damage sto pezzo. Pensare che sono stato più scarso quando l'ho provato che non adesso. Qua c'è una macchina, non c'era una macchina per questa parte. Ah, eccola. Ce la guidavano i patti peso, bene. E ho messo smesso, perché qua mi dice che ancora c'ho la vecchia cosa. Le vecchie tag, vabbè, non importa. Forse ecco perché non mi segue nessuno. Ah, abbiamo più vita, chiaramente, da Power Ranger. Com'è che si faceva quella cosa? Ecco, esatto, che tu puoi rimbalzare addosso uno. Poi cos'è che... ah, la capriola. Com'è che si fa? Doppio tocco. Ok, avevo letto su... ho trovato il libretto di istruzioni scannerizzato prima, bellissimo. Infatti era anche da far vedere per questioni di retro gaming, molto figo. Il libretto di istruzioni, ho scoperto come si fanno certe mosse per più avanti, non vi spoilerò nulla. Abbiamo anche la bomb, che adesso ancora dobbiamo utilizzare. Anche la boss battle bellissima, cioè nel senso come soundtrack. Vedi, anche qui chi mena per primo mena due volte, non fa niente se tu guarda. Prima volta che mi colpisce in tutte le volte, giuro. Va bene, vabbè, ci sta, la stoccata. Cioè, sono troppo belle le soundtrack di sto gioco. Oh no, una pallina. Adesso c'è l'ultima phase. E cosa facciamo per l'ultima phase? Che abbiamo il potere dello smilodonte. Dove è finito? Ah, è finito, è morto. È stato disintegrato. Perfetto. Ci facciamo un quick save. E let's go. Sì, ogni volta in verità possiamo cambiare personaggio. Ma io voglio fare un full walkthrough con Trini, cioè senza cambiare, così almeno lo segno. Vedi, se sbagli... ti colpiscono prima loro. Aia. Poi ci ho perso un botto di vita la prima volta perché mi ero incastrato, sti bastardi. Poi anche loro possono subire danno dalle loro trappole. Ma questi tipo, no, si possono distruggere, ma dai. Ma dai, io non ci ho mai provato. Perché sennò è troppo facile. Ah,
classico stage della fabbrica. Oh, perché ricordiamo comunque i Power Rangers, ecco cosa si può dire, visto che magari del gioco. Oh, malsani questi. Ma non si possono abbassare? Vedi, se non stai attento, questi mi stanno. Oh. Vabbè, l'unico punto che era in difficoltà era questo. Dopo, adesso già mi trovano la vita, in teoria. Che Power Rangers è uno show, stavo dire uno spettacolo giapponese, che poi quando la Saban, che sono i Super Sentai, Sentai sono quegli eroi con la S, non con l'altra, e sono quegli eroi in calzamaglia, per farti capire, tipo anche Kamen Rider, quelli che si trasformano, no, con questi design Kamen Rider, io lo adoro, infatti sarà forse una sorpresa per October SNES per Kamen Rider. E cosa succede? Da noi l'ha comprati la Saban e l'ha chiamati Power Rangers. Mighty Morph, insomma, ha preso una serie a caso dei Super Sentai, che non è la prima ovviamente in Giappone. In Giappone ce ne sarà una marea, credo una marea. Dagli anni 70, credo, non lo so. 80, boh, perché Kamen Rider è vecchio, per dire, vabbè, però Kamen Rider non c'entra niente con i Super Sentai. Quindi per Sentai si intende tutti quelli, anche Machine Man, quanto mi gasava Machine Man, quello lì che non so, che c'ha il mantello trasparente, no, che mia madre diceva che era quello per fare la tinta, in effetti. Oh, già Transformation. E quindi cosa succedeva? Non hanno dovuto rigirare tutte le scene con attori americani. Praticamente le scene di combattimento erano con gli attori giapponesi. Però le situazioni, tipo a scuola, quelle da teenager, no, scolastiche, erano tutte rigirate con degli attori occidentali. Comunque, vabbè, no. Oh, bella sta, ma non lo sapevo. Non occidentali, però di Citarini e comunque era asiatica, però vedi, insomma, con un format più occidentale, quindi una scuola occidentale, eccetera eccetera. Però i combattimenti erano, se ci fate caso, tutte pari alla Tokyo Bay, non lo so, tutte a Tokyo, comunque i porti delle città appunto portuali giapponesi. E infatti erano sgranati diversi, insomma, adesso che ci fai caso, io da piccolo non ci ho fatto caso mai una volta, veramente. Ah, qua c'è un po' di est, sto gioco, ci si va su. Oh dai, non è mai successo, poi non si sa. Ah, perché in verità mi ha inflitto del danno il fatto che. Ok. Qua non c'è nessun secret. Aspetta, fammi fare un quick saveino. Ok, non si sa mai cosa. Oh bello, in aria. Perché se li impallo così io sono immune, lo so, ma che è successo? Ah, cadono. Però questo trattamento, questa occidentalizzazione era accaduta anche per Kamen Rider. Da noi, per esempio, quello lì che si chiama Masked Rider, ecco, non mi ricordavo come si chiamava in italiano, il Cavaliere Mascarade. Praticamente non era altro che Kamen Rider Black in giapponese. Hanno preso anche lì una serie a caso dei Kamen Rider, in questo caso la Black, Kamen Rider Black. Aia. Ah no, qua c'era il trucchetto, io andavo qua proprio. E gli hanno messo appunto
Un'altra storia, altri attori americani, quello dal tuo pianeta sei venuto qua. Non può. No, quella roba lì, non so se l'avete mai visto, Masked Pride occidentale. Una roba indecente. Però a me piaceva. Ah, se andava direttamente di qua? Sì, qua c'è la vita, se non sbaglio. Perfetto. Ok, subito boss fight. Ah no, oh, vale, sono riuscito a prendere subito, se no è antipaticissimo. Ah sì, infatti c'è ancora un po' di platform. Qua non c'era sbanga di ferro per appiarti. Io posso farlo al volo, sì, non c'è bisogno che. Poi cosa c'è? Tipo la pseudo-invulnerabilità che non ho capito. Ok, saliamo. Ah, è vero, perché qua c'è da fare un'altra meccanica, il salto a muro, questo qua. Che lo puoi fare solo da Power Ranger. Power Ranger. Questo si può distruggere, perfetto. L'importante è che si possono distruggere sti ciaffi. Io con che nonchalance sto facendo questo long play, ormai l'ho masterato. Qua c'è le fiammette. Però noi qua muoio, però sai cosa facciamo? Facciamo così. Così. Vabbè, sono anche fuori dal raggio di quello lì. No, devo rimanere qui e fa così. Quindi devo spaccare quello veramente. Dai, non mi ricordo. Toh, sei contento? Almeno uno sconfitto. Poi stavo pensando se altre cose sono state occidentalizzate in questa maniera. No, perché tipo Machine Man, so che si dice Machine Man, però mi piaceva dirlo alla giapponese. Opa, segreto? No, nessun segreto, anche l'altra volta c'ero pescato. Non è, insomma, Machine Man non è stato modificato, per dire. Io mi ricordo che c'era l'attore giapponese, c'era la pallina da baseball con gli occhi, a me piaceva troppo lui, fighissimo. E anche la sigla mi pare fosse rimasta giapponese. Ma poi c'ha una morning star. C'è i VR Trooper, bellissimi, con i VR Trooper. Se no aspetta, sai quale fosse stato modificato? Superhuman Samurai, che sarebbe Gridman, l'uomo griglia. Facciamo Quicksilver. Che ci hanno fatto anche, mi sa, lo studio Trigger, un remake. Allora, questo devo stare attento, che un attimino ti frega. Un cartone animato, lo studio Trigger, gli stessi che hanno fatto adesso Edge Runner di Cyberpunk, no? Allora, se mi becca con Rastrello, questo è tipo una citazione a Viaggio verso Ovest, sicuramente. Però se mi becca con Rastrello mi fa molto male. Abbiamo la vita viola. Non ce l'ho mai avuta, perché forse ho preso un medikit e avevo subito veramente pochi. Ah, anche due, per vedere il cellulare, vedi? Questo è tutto così, non è che. Però se ti piglia.
Io ho visto il walkthrough, uno praticamente sapeva già dove appare, incredibile, cioè ne avevo... o comunque era molto svelto. No, non c'è Riva, va bene, tocca far così. Eccolo. Vabbè, finché m'appare così. Ah, vabbè. Vedi, ne frega. E se facessi così? Questa fase è abbastanza ostica. Cioè ostica, più che altro non sai mai dove appare. E quindi una bomba per il boss ci sta a usarla. Anche perché se non la usi per il boss, per chi la usi, giusto? Ah, ti ho sconfitto. Quicksevino, let's go. Siamo già all'area 3. Ah, la fogna, qui devo stare attento. Mi ricordo che era un po' pallosetto qua. Allora, let's go. Perché c'erano due piani. Ah, ok. Ah, tu puoi già switchare al piano giù. Allora, ok. Quante cose si scoprono. I ragnetti che esplodono. Ah, oh, ma si possono rompere anche quelli, i pezzi di ghiaccio elettrificati? No, cosa sono? Non ho mai capito. Cioè, se si possono spaccare anche questi, allora sto livello è una cazzata, dai. Possono abbassare loro, quindi devo stare attento. Famo cambio. Oh, ma dov'è che sei impallata, poveretta? Cioè, manco ci fosse il punteggio, eh? Ok. Oh, vedi, se non li vedi, qua è un casino. Oh, fischia allora. Aspetta, restiamo concentrati. Facciamo un save. In caso ce l'abbiamo. Sì, che la presa fa sto baghino. Cosciotto, come fare un kick save? Anche se in verità non credo ci serviranno, perché comunque è ben equilibrato. Poi mai voltare le spalle questi famoni. E io mi abbasso perché ho paura che dopo, se tu aspetti un secondo, loro se ne approfittano, capito? Dai, vieni qua, si cercheranno. Toh, come è arrivato? Comunque non
dovrebbe essere rimasto molto prima della trasformazione. E infatti... Ah, lui, madonna, scarsissimo. Andiamo full vita. Oh. No, non devo scherzare io. Ah, qua c'è un pezzo imbarazzante, cioè questo mi ha fatto proprio, no, ridere, però insomma. Cioè, io sono un Power Ranger e dici, va bene, gattone, arriva un tizio con dei, uno così, cioè, che ti punti, tra l'altro, ma prima volta è successo un macello, vabbè, ah, lo posso anche disintegrare. C'era il pericolo. Poi qua è uguale, arriva il solito tizio. Che io adesso lo aspetto, perché lo voglio distruggere. Oh, perché... Oh. Si vede che è un po' Natsumi, cioè proprio perché anche Ninja Warrior, perché Ninja Warrior è un brand della Taito in teoria, però è quello per SNES, quello che è uno dei miei giochi preferiti assieme a Wild Guns. Basta, è stato sviluppato anch'io dalla Natsume, quindi la Natsume è top, perché ha fatto anche Wild... ah qua, madonna sto pezzo, Natsume è top perché ha fatto anche Wild Guns, dicevo. Qui tu rimani giù e loro non possono abbassarsi finché, cioè non riesco, per fortuna, perché sennò morivo, sarebbe stato troppo difficile. Invece se tu stai basso loro non fanno quell'attacco, perché loro, se tu sei accucciato, si abbassano e ti accoltellano. Invece se nuoti non ti, come se non ti percepissero, quindi meglio. Infatti ridico, solo questo pezzo, vabbè, per gameplay hanno voluto far così, altrimenti fammi controllare una cosa. Ah, quindi qua il solito, guarda, c'era un bot in quel periodo che dovevi fare il salto a muro, altrimenti... Ah, oppla. Guarda cosa ho osato fare. Io c'ho, cioè il salto muro mi ricorda che avevano prestato Batman per Game Boy e tipo non riuscivo ad andare avanti perché c'era un pezzo così, non avevo capito che dovevo fare il salto muro, che per me era una roba impressionante, uno scoglio incredibile. Poi dopo ho superato quel pezzo. No, non stavo aspettando l'acqua, però visto che già ci siamo. Qua non posso andare giù, devo per forza... Ah, va bene. Sa che devo per forza passare qui. Vedi? Non fa la coltellata bassa, meglio, perché sennò era ingiocabile. Ciao. No. Come non detto. Sto pezzo infatti non è il top. C'è uno nuovo... Oh, ma perché? Oh, ok. Bello, questo non l'avevo mai... Mi è venuto per la prima volta più. Vedi, quando lo prendi, li premi giù. Ah, sono invincibile. Adesso come la vedi, eh?
Dai. Perché da piccolo perdevo, cioè si gioca tranquillamente sto gioco, cioè evite, se perdi ti fa continuare con la password. Aspetta, qua l'avevo riuscito a prenderlo. Come avevo fatto? Ah, ok. Proprio in barba ai pericoli, però. Aspettiamo qua il bonus, va? Dai. Ah, poi devi bisogna aspettare così e poi saltare via, perfetto. Boss fight? Sì, riconosco già la soundtrack. Questo cos'è che faceva? Ah, ok, qui devo star basso. Ma poi faceva questo, è vero. Mi devo grattare, vabbè, dai. Vede? Forza speciale. Ah, poi ci arrivo anche con questo attacco verticaloide. Morto? Lui mi pare non avesse altro. Potete usare liberamente le password. No, cosa sto facendo? Shift 21, invece stavo abbassando il volume, vabbè. E mi sentite? Sì, tutto a posto. Guardo una cosetta al volo. L'ho finito tipo l'altro giorno, non mi ricordo niente. No, i verdi saltano. Sono distratto, non so, sto pensando a un'altra cosa. Ok, ci siamo. Quello non si poteva distruggere proprio, lo so, quasi sicuro. Questi cadono. Ah, si è aggiornato adesso, tu pensa. L'italiano Let's Play. Attento che sarebbe la prima sconfitta della carriera di questo gioco. Ah no, c'è un polletto o un acquaio, non so, non c'è da sapere. Perfetto, grazie.
drone. Mamma mia, quello mi vuole fare a lungo. Questo c'ha 7 livelli, ma comunque poi vedete ci sono delle sorpresone dopo. Intanto guardo la chat per vedere se ci sono degli aggiornamenti, quindi abbiamo già detto un sacco di roba. Potete recuperare sempre l'episodio in differita su YouTube, che tanto li carico tutti. E per chi si è connesso da poco, perché stavo vedendo che ho aumentato il numeretto, siamo su October SNES, il format autunnale dove giochiamo allo SNES. Dove gioco, vabbè, giochiamo in senso figurato insieme. Dopo un'estate al mame giochiamo giochi su console, che come possiamo vedere, no? Alcuni sono molto inferiori graficamente, però ci sono... Oh, questi sono tremendi. Sarebbe... Non posso perdere adesso. Abbiamo fatto Final Fight 2, Final Fight 3. Per fortuna ci trasformiamo, a metà livello ci si trasforma e ci si ricarica tutta la vita, perfetto. Oh, guarda quanta gente è arrivata. Adesso io sto basso perché c'è paura degli accoltellatori folli. No, perché ultimamente un attimo ero sovrappensiero, stavo pensando a una cosa, invece no, adesso concentrazione, classico pezzo sull'ascensore che c'è in tutti i beat'em up praticamente, che a me piace sempre. Ah beh no, è addirittura che devi schivare, vero? No, questo ok, spara in alto, invece c'è uno che ti devi proprio abbassare. Comunque vabbè, ecco, stavo lì anche abbastanza preciso. Questo è ancora alto. Questo è basso però, vedi. E doppio non me lo ricordavo. Questo è basso. Bisogna perdersi in modo imbarazzante. Oh, un medipack. Non ci ho preso, risalgo di qua, perché lì non sa che non c'è proprio lo spazio per poter salire. Io e il tempismo. Ah no, perché devo farlo doppio. Va bene, me l'accollo. Ah, questo è quello del palazzo di Jabba. Caspita, è uguale. Ta-ta-na. Quelle canzoni sono troppo belle di questo capitolo qui. Oh, mamma mia. No, in Italia devo fare così. C'è l'infamante. Come faccio? Questi hanno tolto parecchia vita, devo dire. Ah, c'è un ultimo pezzo qua, infatti mi ricordo. Questo cade giù per forza di cose.
pure beccato una trave in testa. Oh, stiamo un po' calmi. Qua c'è il trabocchetto, perché se saltavi di là non ce la facevi. Vabbè, questa è una gabola e poi oh, va bene. Infatti la prima volta ho detto, ma perché mi fa passare dietro all'ostacolo? Non si sa mai che in questi posti qua. Madonna, questo è sta mezz'ora lì sotto che è incolpibile. Voilà. Assolutamente quick save. Oh. Ecco appunto. No, la prima volta non mi era successo, ho finito super legit. Non si sa dove ci faceva riapparire, quindi come se non fosse successo niente. Ah, questo mi... Dai. Lo stesso, quindi madonna, ah, ah. Uno, due e tre dischi. Basta, devo stare attento, Cioè, è già morto? Cioè, degli attacchi infidi, però cioè, si fa tranquillamente, ha sempre vulnerabili. Ok. Zack ha scritto così. Che succede? Area 5. Ah, dai, siamo agli sgoccioli. Anzi, questo dovrebbe essere l'ultimo livello regolare. Bellissima anche questa. Poi nel libretto di istruzioni questa modalità si chiama modalità teenager, è vero che loro erano super giovani forse. No, quello con la spada bifidissimo, infatti
lo dovevo liberare subito, così potevo schivare il secondo. Perché toglie poi tanto, se non sbaglio. Qua c'è la vita, madonna, questo gioco è troppo bravo, troppo, troppo bravo. Cioè, avrei voluto essere di quel tempo per aver comprato questa cartuccia e poterlo finire tranquillamente senza imprecare o chissà chi. Poi c'erano le password, quindi super bravi, super bravi. Poi gustoso, cioè i 5 personaggi con tutti, quasi tutti uguali, però con una mossa unica diversa. Cioè, è troppo bella l'animazione del salto di Trini. Ah, lui penso che è l'unico tizio con cui ho perso una vita, però dopo ce l'ho fatta. Il Ninja Man. All'ultimo sono stato stolto. Comunque anche i barili si dovrebbero distruggere. Si vedono un migliaio prima, un migliaio di chilowatt, no? Questo format principale di questo mese, anche se è uscito Overwatch 2, ho provato a fare uno streaming con dei drop abilitati, così che la gente potrebbe prendere delle skin. Però la priorità è far vedere a tutti questo tipo di giochi di NES, Mame, di sala giochi. Ci sia la vita, madonna, troppo bravo sto gioco. Qua però non vengo colpito, se non sbaglio.
saltatori folli. C'è il trick che tu stavi qua e la torretta non ti prendeva. Adesso basta spaccare qua. Perfetto. Siamo proprio nel cuore della base di Vita Repulsa. Anche l'altra volta mi aveva stupito. Le torrette coperte da un fazzoletto, non capito. Dai. Con niente. Save, metto un attimo pausa perché voglio vedere una cosa e voi no niente che controllavo qua. Ok, ci siamo. Facciamo un quick save, l'ho già fatto, non lo so, vedo proprio che sono quelle quelle permadeath strane. Ah, qua c'è un esatto, un raggio, come accade in un gioco che ho giocato recentemente, moderno ma che si ispira al passato, ovvero Oniken. Hanno fatto un pezzo similare, sicuramente ha preso da sto gioco qua. Però il raggio che arriva, c'è, cioè, l'avevo già visto, forse anche su Mega Man c'è una roba del genere. No, non faccio il tempo, devo tornare su qua. Poi ci sono anche tipo delle trincee. Esatto, tipo questa. Attendere, esatto, che il raggio, però già da così in teoria non dovrebbe essere più tangibile. Avevo visto un video, qua addirittura quello che ho visto usava la mossa speciale per distruggere il raggio, ma non conviene sinceramente. Bene o male, se stai qua non succede niente. Ah, stavolta il raggio è da st'altra parte, ma ce la facciamo ugualmente. Ah, per vedi la chat, vedi. Va bene, va bene. No, qua anche qua dovrei essere invulnerabile da questa posizione. Perfetto, ce ne erano solo due ed è già finita. E siamo al clou della situa. Perfetto, siamo a lui. Quick save, eccolo. Lui è tremendo, perché lui quando ci salta non vabbè, solita regola, chi mena per primo mena due volte. Quella vale tutto il gioco, chiaramente. Eccola, vedi? Appena lo vedi, vedi? Però lui fa un salto che a volte si interrompe e lancia la bombetta, esatto. E quello mi fregava sempre. Thank you.
sta andando meglio del previsto. L'unico che è riuscito a togliermi una vita nel walkthrough legit. Però anche a parte prima che abbiamo usato il quicksave, siamo caduti. Ecco appunto, vedi, per guardare, vedi, non devo assolutamente distrarmi. E poi c'è un botto di vita. Ecco, ho preso il Kusarigama. Quando ho preso il Kusarigama vuol dire che siamo già nella seconda phase. Orca miseria. E lui ti prende full screen. Oh, non ho mai visto sto attacco. Tremendo. Ok, perfetto. No, per favore. Là che ho fatto il quick save prima. Mi sono distratto. Incredibile, con un briciolo di vita riusciamo a chiudere i Power Rangers, proprio così. Oh, adesso c'è il clou del gioco. C'è proprio il clou del gioco. Guarda, non so se te l'hai mai fatto questo. Quick save, andiamo avanti. Eccolo qua. Noi uniamo il nostro smilodonte con... No, che segreto finale. Arrivano i nostri amici. C'è Billy, c'è Zack. Nato magari. Adesso però c'è la battaglia finale, però ci servono alzate le mani al cielo e formiamo il Megazord. Eccolo qui, fighissimo. Quanto era bello il Megazord dei Mighty Morphin, il più bello forse, proprio pulito. E sulle note di GoGo Power Ranger, che c'è anche la cover dei Megadeth tra l'altro. Ah, questo è lo stage di Falconara, che è un classico nei giochi SNES. C'è sempre. Cioè, Falconara c'è sempre, guarda che incredibile. Guarda, oh. C'è il classico villain che vuole colpire sempre a Falconara, non si sa perché. Dai. Comunque ho visto un tizio su internet che fa una mossa col Megazord super forte. Io ho detto, mi dici come si fa? Intanto più... No! Ha interrotto il mio super attacco. Quindi cambia gioco e le battaglie finali... No, non è tremendo. Dopo te fa vedere. Questo toglie una sbaccola. Volevi, pezzo di me. Trova con l'attacco. E ora lo finiamo. Slash. Poi come tutti i Super Sentai, Megazord taglia in due. Segnatevi sta password per la vera battle. Quick save per sicurezza. Potevi giocare in versus 2. Sì, in verità, adesso non volevo dirlo, le password che ci daranno a fine gioco servono per fare questo incontro qui in due giocatori, che uno comanda il mostro, una figata. Però niente, adesso andiamo a vedere il boss finale. Però se no c'era anche il gioco che si chiamava Mighty Morphin Power Ranger The Fighting Edition, dove era il picchiaduro di tutti i mostri giganti. Ed è adesso qua. Sono cazzi, questo è forte, eh? Ho fatto il quick save. Sì. Allora, togli una sbaccola.
La spadata questa, mamma mia. Dai, dai, lo... Oh, oh. E adesso guarda, lo finiamo? No, no, non ancora, non è la sua forma finale. Dai, dai. Lui è in grado, questa fase qui, è in grado anche di bloccare i super attacchi con quella... Però, mamma mia, però con questo slash dall'alto che si fa con il suo attacco è fortissimo. No, no, madonna, mi ha tolto tantissimo. Oh, ha finito così alla prima botta, incredibile. Sta subendo peggio della russa. Abbiamo salvato la situa, però. Magari non la Russia. Oh, il finale è carino, perché ci sono tutti gli sprite dei personaggi sulla macchina. Questo cielo con il gradiente, il classico gradiente. Cioè, però io voglio dire una cosa, adesso se mi correggete. Guardate Zack, c'ha delle labbra un po' così. Non è un po' razzista sta cosa, secondo me? Ce l'hanno fatto un po' scimmiesco, cioè non è possibile. Cioè tutti belli, c'è Jason che è rosso, c'ha la faccia più piccola di tutti, proprio piatto, non c'ha il naso praticamente. Cioè il naso è fatto da un pixel, da una variazione di un pixel lì. Gli altri tutti bellissimi, Billy, Kimberly, no? Guarda adesso, c'è lui che balla, guarda, è uno scimmione. Cioè, non lo dico io, signor Twitch. Cioè, secondo me non è fatto. Poi visto ci sono quelli del film, cioè quelli del telefilm, come si chiamavano, il ciccio e il secco, che c'erano solo nella versione ovviamente americana della Saban. Cioè, va, Jason è proprio brutto. Ah, ma io ho capito, quello lì è il barista invece, quello ho capito chi era. Non me lo ricordavo. Come si chiamava sto posto qui? Groove Angel, Angel Groove, qualcosa del genere, non mi ricordo. Comunque grazie per il supporto in questa ultima fase, perché sennò Twitch è cattivo e mi toglie la media visualizzatore. Ho capito che i dadi sono molto importanti, però basta, abbiamo capito che sono quelli. Io continuo, tanto devo continuare per forza. Adesso appena finita la sigla non so se me l'ha già date le password per giocare in due. Se no mica vincevi, esatto, se non ce l'avete voi non ce la facevo. Poi ti hanno usato i pixel bianca per le labbra, perché sennò vabbè, uno lo so. Ecco, queste sono le password. Adesso le dà in teoria. Rita Repulsa, poi mai vista. Forse era nell'ultimo Mac, ma non mi pare che le guidasse. No, forse lei guidava quello, non mi ricordo. Queste me le salvo col quick save. Aspetta, me l'ha fatte. Sì, ok, me l'ha prese proprio per un millisecondo. E adesso devo schiacciare io. Na, 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 na. Comunque, soundtrack da segnalare, quella del primo livello, bellissima, e quella di tutti i boss, vabbè, poi GoGo Power Ranger versione 16 bit, vabbè, ma niente di eccezionale. Comunque schiaccio start, ah sì, finiva così. E si torna alla schermata principale, eh sì. E con questa schermata qua vado in pausa e niente.
Torno con lo schermo così e ci vediamo alla prossima con un altro episodio di October Snacks. Si possono recuperare gli episodi, grazie per chi c'è, chi ci sarà e chi c'è stato. E si possono recuperare gli episodi su YouTube, l'omonimo canale. E buon, ci vediamo alla prossima. Buon.